Giornata di scioperi in Toscana con uno dei punti focali delle varie manifestazioni dislocate su tutto il territorio, Fornaci di Barga, dove si sono ritrovati i lavoratori del settore metalmeccanico. La manifestazione è partita di prima mattina, nonostante condizioni meteorologiche non proprio ottimali, i lavoratori delle diverse aziende del territorio si sono ritrovati davanti la KME, azienda dall'antico splendore che attraversa momenti di difficoltà con le conseguenze ricadute sui lavoratori. Alla manifestazione, allo sciopero hanno aderito anche i commercianti di Fornaci di Barga, tenendo le saracinesche a mezz'asta in segno di solidarietà con questi lavoratori che stanno lottando per tutelare il loro posto di lavoro. Con questo sciopero, che ci sembra anche abbastanza partecipato, si vuole accendere la luce su determinati problemi. Nello specifico, cosa si chiede con la manifestazione di questa mattina? Sì, lo sciopero, devo dire, siamo soddisfatti, perché noi già dal 29 settembre avevamo promosso questa iniziativa. Landini aveva giustamente capito che Renzi avrebbe accelerato sulle tematiche del lavoro, avrebbe attaccato diritti, avrebbe portato in fondo il Jobs Act. La segreteria di Lucca ha deciso in maniera giusta, e io ho accolto con favore la loro proposta di venire qua a Fornaci di Barga, perché KME, quindi i temi sono questi qua due, è il simbolo della crisi, dell'industria storica, dell'industria importante della provincia di Lucca, rappresenta la fabbrica che è maggiormente a rischio in questo momento, con 640 dipendenti è l'azienda metalmeccanica più importante, quindi assolve la duplicità del problema italiano. Dalla parte dell'ennesimo governo, che dopo i governi di destra di Berlusconi che fecero gli attacchi più importanti ai nostri diritti, dopo i governi come quelli tecnici e dell'Europa, come quello di Mario Monti, l'attacco della Fornero, gli ammortizzatori sociali e le pensioni, è arrivato il governo Renzi e ancora una volta riesce a mettere in discussione i nostri diritti, lo statuto dei lavoratori, il diritto ad avere un lavoro fisso a tempo indeterminato con la scusa di dare a tutti equità di diritti, in realtà le toglie. Lo abbiamo visto come è stato votato al Senato, come è stato discusso. È importante che non si siano mossi solo i metalmeccanici di KM. Noi oggi abbiamo chiamato a raccolta lo Stato sociale. Ci sono commercianti, ci sono studenti, ci sono in maggior parte, come non vedevamo da tempo, le altre categorie della CGIL. FIOM e CGIL hanno deciso insieme di manifestare il 25 ottobre a Roma. La scelta che dimostra, secondo me, che è rimasto un solo sindacato a prendere in mano le sorti di un paese.